Ma qua si può anche prendere. Ecco. Sì, beh, il piacere di controllare Alucard è dall'inizio alla fine del gioco ed è l'elemento, uno degli elementi fondamentali sì. Di questo Castlevania. Cioè, è proprio divertente. Poi, vabbè, l'inserimento graduale di oggetti, di poteri che crescono nel tempo, aggiunge quell'elemento anche esplorativo, quel divertimento nel senso della scoperta. E quindi, secondo Igarashi, era importante permettere l'esplorazione, ma non garantire una libertà totale immediata. Cioè era meglio guidare il giocatore attraverso il gioco, dando anche un certo senso di esplorazione tramite una ramificazione dei percorsi. Ed era spettacolare da questo punto di vista, perché comunque sì. Aveva veramente trovato il giusto equilibrio. Allora, aveva trovato proprio l'equilibrio della formula. Cioè il peggiore che dicevo, il boy non mi è piaciuto tanto la prima parte. In realtà sì. E poi non scatta mai, ti spoilerò sta cosa, né dal punto di vista della trama, né dal punto di vista del gameplay. Beh, della trama sì, ma proprio verso la fine, proprio verso la fine. Sì, però è linearissima. Mm. E anche come controlli il personaggio non ti dà mai quella piacevolezza di gameplay che dici, oh, sto diventando bravo. Perché non approfondisce niente, diciamo. È molto bello visivamente, alcuni pezzi della colonna sonora. Sì. Però è proprio leggerino, non approfondisce nella storia, anche se ci sia qualche elemento che dice, ah sì, questa cosa se la esplorano questa cosa diventa bello. Invece rimane tutto molto superficiale. Cavolo. E anche il gameplay ti dà un'abilità che dici, cazzo, se ce l'avessi dall'inizio faccio i numeri, te la danno solo quando hai già finito il gioco e dici, ma allora che cazzo me ne frega dei frame di invulnerabilità. No. Ho già finito, non ho più boss da sconfiggere. Quindi, però, tecnicamente io l'ho dovuto prendere fisico Switch, non l'edizione speciale, per fortuna, perché io immaginavo fosse. Speravo sarebbe stato un capolavoro invece. Però. Ah, penso a te, non l'avrei mai detto. Io speravo che. Avevo sperato davvero tante speranze. Ci hanno messo 8 anni a farlo, una roba sì, del genere. Sì. Beh, di altri Metroidvania famosi c'è anche Ori and the Blind Forest, sì. Che è bellissimo. Non ancora giocarlo il primo, cioè non ce l'ho. Devo Ori prendere. And the Blind Forest è un Metroidvania stupendo. E poi è perfetto, c'è anche quello che ho giocato. E detesto l'idea che ne stiano facendo un seguito, perché io in questo periodo della mia vita sono abbastanza contro i seguiti. Cioè, hai fatto quell'opera, è bellissimo. Fatemi un altro gioco. Ah, sì. Che vedere di nuovo le stesse cose. Beh, no, diciamo che io ne ho letto. C'erano comunque di far evolvere la cosa, perché adesso, siccome comunque anche il protagonista è cresciuto, certo, ha più possibilità. Però sì, al tempo stesso capisco. Tu, questa cosa che dici fa molto Keita Takahashi. Chi? Che è quello di Katamari Damacy, spero di averlo detto bene. Di Keita Takahashi. Ho visto di recente anche un video di Gekigemu, che salutiamo. È fatto molto bene questo video, e l'ho visto anche più di una volta. Come sempre. E lui dopo che ha fatto il primo Katamari, voleva passare ad altro, anche perché lui ha fatto Katamari perché per dare qualcosa in più, comunque per fare un gioco diverso dal solito. Certo. Quindi lui dopo Katamari voleva passare a oltre. Invece Namco l'ha messo su col 2, anche perché ha detto, noi lo facciamo con te o senza di te. Ha detto, vabbè, se mettiamo così, pronto. Sto qua, certo. Però almeno stando a Geki, non è stato un bel periodo per lui, perché era su un progetto che non voleva davvero fare. E poi dal 2 in poi, lui non c'è più stato, comunque. Non ci badiamo mai a queste cose, ma non sappiamo mai della pressione che può avere uno sviluppatore quando il publisher gli dice, è andato bene. C'è un po' strano. Castlevania Ruin of Darkness, adesso mi devi fare il 2, ma io non voglio fare il 2, ho già finito con il primo. No, devi fare il 2 perché tante volte ci sono proprio disband, cioè si distruggono le creatività, ma soprattutto si va a portare lo sviluppatore in una specie di fossa creativa, come poi questa fossa creativa c'è caduto anche Iga, perché tutti quanti sempre degli ma non è Symphony of the Night, ma diamo fiducia, dico, Bloodstained, il
capitolo di Indie Create è meraviglioso, c'è cioè, proprio una roba che tu lo giochi, cioè Edoardo è da giocare, è un capolavoro. Lo so. Sto solo cercando di capire se lo voglio prendere su 3DS. Ma quale, scusa, adesso stai dicendo? Bloodstained, come si chiama? Non si ritrova the moon. Ah sì, ce l'ho su Switch, l'ho preso quando è uscito. No, ci sono le musiche che sono una cosa carino, allucinante, sì. Sono bellissime le musiche, proprio sono delle robe che ti rimangono in testa. Tararara. Ci sono delle continuamente citazioni a Castlevania, in tutto, veramente in tutto, e c'è una rigiocabilità che non voglio esagerare a dire che è rinnovata di nuovo, ma che di nuovo aggiunge della roba nuova, cioè, ma loro stessi anche con i loro omaggi a Mega Man. Il primo come cazzo si chiama, perché hanno fatto due Azure Striker, che è una rivisitazione un po' strana, ma prima avevano fatto, tu dici di T-Create? Sì, adesso ve lo dico. Io non la conosco la ludografia di Inti Create, ma li ho conosciuti con questo e ho detto per la miseria. Per la miseria proprio. Ah, Inti Create tra l'altro sono quelli che hanno sviluppato Mega Man Zero. Ah! Cioè loro nascono da lì. E hanno fatto... Mi sa che non posso salire ancora qua. No, no, devi trovare Obi Pistrella. Ma qua è un pezzo terribile, questo pezzo qua, con gli accettoni. Che tra l'altro dentro ci sono i nanetti schifosi. Quando distruggi l'armatura si libera. Dulla. Che però quando distruggi l'armatura conta come nemico. Perché ti dà dei punti esperienza quando uccidi l'armatura. Sì. Quando distruggi l'armatura. Allora, loro avevano fatto Gunvolt e Mighty Gunvolt. Ne ho sentito parlare. Il primo è proprio un Mega Manino leggero, proprio leggero, molto rigiocabile. Però lo finisci in un'ora. Il secondo è una figata, è uscito dopo Mighty No. 9. Sì. E cazzarola, è sempre Mega Man like, quindi non è un Metroidvania. È stupendo, ha grafica pixelosa, chiaramente, più sui versi 16 che negli 8 bit, ma è stupendo, è veramente bello. Loro sanno, quando citano queste cose, sanno quello che stanno facendo. Allora guarda, secondo me se vengono da quella scuola lì ti piacerà molto Curse of the Moon, anche perché lo so. C'è questa cosa di poter rigiocare al gioco una seconda, una terza, una quarta volta, e ogni volta scopri un finale, non ti voglio dire niente, però è veramente una roba che uno dice, beh, ma è tutto qua il gioco, perché anche quello lo porti a termine in 4 ore, secondo me scarse, non dura tantissimo. Però poi piano piano dici, ma se provassi a fare questa cosa, e se provassi a fare quest'altra, e poi ci sono due o tre cose un po' ermetiche che magari le scoprirai da solo, e dopo ti si apre un mondo che dici, che figata, quante volte giocare prima di annoiare. No, ma sono bravi, sono io ho molto gamba, stranamente Mighty No. 9 l'hanno, cioè è loro. Ma... però lì c'è Inafune che ha detto faccio questo, ah no, faccio questo 80 progetti insieme è proprio brutto. Mighty, io non l'ho giocato, è bruttino. Ho letto recensioni, visto video, è una cosa interessante. Ecco, quello che non dovrà essere Bloodstained, spero, perché io infatti quando ho visto la grafica di Bloodstained, che dico cazzo, anche col 2.5D no, invece sì. Però per fortuna ne ho eliminato tantissime. Io guardo sempre la chat di sia di Discord, essendo fondatore, ma anche quella di Twitch, ce ne ho diverse. Anche questa qua, quella di Discord ce l'ho su Bloodstained, e ci sono sempre novità aggiunte, ci sono sempre dei comunicati ufficiali che ti dicono stiamo lavorando a questo, stiamo facendo quello. Io non guardo i disegni, cioè non guardo troppo le immagini, perché te lo spiegherà, certo. Però vedo che sono a un buon punto. Usano quella grafica 2D e si sono anche resi conto che gli ultimi trailer che hanno fatto non hanno assolutamente impressionato nessuno. E infatti The Messenger lo conosco di fama, il peggiore, però non l'ho provato. The Messenger, cazzarola, no, io stavo vedendo giocarci quello che fa Game Maker's Toolkit, che si chiama Mark Brown, che è un critico che scrive per quali e quante riviste in inglese,
e ne sa tantissimo. Lui fa dei game di analisi videoludica meravigliosi, sono forse è il mio preferito in assoluto, e ho visto lui che lo streamava e si stava annoiando, perché fondamentalmente sembra un Ninja Gaiden del Nintendo con la giocabilità però un po' più, diciamo, più moderna. Un titolo simile che l'avevano fatto gli stessi che Oniken, quelli che poi fecero Odallus. Bello Odallus. Odallus e The Messenger a un certo punto. A un certo punto? Vai avanti, perché poi succede una cosa. Io me la sono spoilerato perché ho visto delle recensioni che raccontavano. Che poi non è uno spoiler. Non è uno spoiler, però succede una cosa a livello di trama, per quanto possa avere una bella trama, un platform action così, che giustifica una roba di gameplay. Quindi si parla di metagioco, di... È geniale. Va bene. E ti giustifica quello che succede in game, che passa dagli 8 ai 16 bit, ma dal punto di vista sia di grafica, audio, cioè prima sembra chiptune fatto del Nintendo, poi diventano 16 bit tipo Mega Drive. Che bello sto brano. Molto, sì. Questi teschi erano bellissimi. Il brano si chiama The Tragic Prince. E quindi no, The Messenger, anche quello è wishlist. Devo capire dove, se lo voglio giocare su PC o magari fare video, oppure su Switch perché è più portatile, più divertente. Poi in realtà non l'ho ancora preso perché c'è un backlog che mi fa quello. C'è ancora Celeste. Il primo gioco messo su Switch a marzo è stato Celeste, non l'ho ancora comprato. No, qui comunque Messenger sembra veramente figo. Una curiosità, qui la Yamane utilizzò il famoso Kukeia Club per fare questo pezzo, perché ci sono un po' vagamente rock, rock, diciamo, c'è una chitarra anche se Beh, allora anche all'inizio, per forza. Sì, sì, utilizzarono il Kukeia Club, che fondamentalmente era come la Siga Street Band. Sì. I team di composizione musicale interni dei grandi publisher e dei grandi studi di sviluppo. Sì, ognuno sì. aveva il suo, il famoso quello di Namco, quello di Seagal, prima citato. A me fanno impazzire quelli di Technosoft ai tempi, SSH si chiamavano. Sì. Che non mi ricordo mai per cosa sta. Che bello sto sfondo anche con tutti gli ingranaggi. Un po' esagerato, l'ho sempre trovato un po' troppo pieno di roba. Mi interessa, anche se non, anche se non ha senso. Sono tutti i meccanismi del castello, servono queste cose qua, altrimenti il castello non funziona, le porte, io ho sempre immaginato così. Sì. Ma qui, il passaggio segreto giusto, lo sapete sbloccare? Io non me... Sì, devi colpire queste cose quando fanno un suono giusto. Aia. Esatto. E ma quanti sono? Senti il suono. 3 o 4 no, cambia sempre, devi sentire il suono. No, dico, però sono i meccanismi 3 mi sembra. Uno aspetta, lì, attenzione giù. No, mannaggia, ce n'è uno, due forse. Aspetta no fa click. Sì. Adesso ha fatto click. Okay. Adesso l'ha fatto, non colpirlo più. Poi c'è quello sotto qui a destra. Sì, che è terribile perché c'è la... No! No, cazzo. Però posso farlo ancora, forse. Oh. Ah, perché mi... Ah, perché c'è... Non è che devi uscire dalla stanza? L'ho sentito. Adesso l'ho fatto. Ok. Fatto. E adesso? Adesso va nell'altro. Ah, questa porta qua che si apre, mi sa. Sì. E deve trovare un altro qua su, forse. Eccolo lì, dall'acqua. Bellissima l'arpia. C'è l'arpia che ti lancia. Ce n'è uno dall'acqua e forse uno anche su. Non mi ricordo se ce n'è. Qui c'è un passaggio segreto sulla destra, nella parte in alto. Sì. Fatto. Però ce n'è un altro sicuramente. C'è quello su, secondo me. Quello lì è più terribile. Fatto! Dio! Ah.
Ok. Ok. Altri o... No. No, stop. Prova a passare. È aperto, fatto. Aperto. Ah, sì, c'è un po' di roba. Qui c'è... Ma hai una... Cioè, hai questa figata che ti impedisce è incredibile. Queste figatine hai qua... Hai un equipaggiamento che ti impedisce di essere pietrificato? No, prima non so cosa è successo. No, ma ti hanno colpito un po' di volte le teste quelle marroni. Secondo sì. me non hai mica messo... C'è la, la Diamond. Non lo so. Boh. Forse c'è la... Forse è il Fairly Ring. No, ma prima mi ha... Boh. Ti ha pietrificato uno, sì. Ma dopo ti hanno colpito diverse volte. Ma forse hanno preso le... Non le gialle. Boh. L'hanno preso queste qua, ma queste qua non... Quelle lì sono quelle fettenti. Sì, quelle dorate. Che tra l'altro ti lanciano il coltello con i... gli artigli. Oh. Comunque è una roba da giù di testa. Ecco, ma quindi nella lore di Castlevania, visto che sì. anch'io sono fresco di visione della Sì. di che non ho capito della della serie TV? Sì. Mamma mia, per carità. Lì no, parlano no. di meccanismi del castello, quindi non è mai secondo la lore. Il castello è una incarnazione del caos, è una viene spiegato la sua funzionamento è spiegato in alla fine di Curse of Darkness, lo spiega Hector. E okay, non, è, sì. non ha meccanismi di teletrasporto. Purtroppo lì è tutta un'invenzione degli americani che hanno pensato di metterci questo bonus di farlo teletrasportare, ma il castello è connesso con Dracula. Quando sì, uno non sì. c'è, l'altro o dorme o può o non può, può agire. E viceversa, il castello è una manifestazione del caos. Cioè, non... Però secondo me anche il finale, ecco. ti dirò, la serie non ha fatto così schifo. Ha delle cadute di stile, tipo il dito medio di Aluka. Terribile, dai. È piuttosto noioso, cioè... La parte che riguarda i protagonisti è noiosissima. Beh... Però l'intreccio, la storia tra Carmilla... Hector e Isaac non mi è dispiaciuta, sono caratterizzati molto bene. Beh, io, cioè, sì, quello ti posso dare ragione e dirti: guarda, tutto sommato, devo ammettere che i personaggi poi hanno voluto. Però, cioè, io mi domando, ma con Castlevania in mano, ma non riesci a far di meglio? Cioè, nel senso, devi farmi il trono di spade dei poveri con i vampiri? Cioè, non riesco a capire perché con personaggi come lo stesso Alucard non siano riusciti. Cioè, è una serie disarmante, cioè, ha tanti di quei problemi di struttura, di scrittura, di pacing, di tutto, cavolo. Cioè, tu immaginati i tre eroi, che sono i tre protagonisti, che a un certo punto vengono scalzati dal loro trono e ti viene raccontata tutta una storia, sì, una storia di una cospirazione ai danni di Dracula, che potrebbe anche essere interessante, ma il problema è che Castlevania non è questo, cioè non... Castlevania, io volevo tutta la serie come il settimo episodio. Ho capito, è la stessa cosa che penso anch'io, ma non puoi fare una roba, cioè loro trovati in questo come si dice, cul-de-sac, come si dice, sì. no? Cioè si sono trovati in questa situazione dove loro avevano un budget ridicolo cieco. E dove esatto. Ah no, scusa, dicevi il cul-de-sac. No, comunque si sono trovati in questa situazione che avevano un budget ridicolo. E che cosa serve per fare una serie animata come quella dell'Attacco dei Titani di Big Studio? Servono i soldi. Cioè sì. tu se non fai dei fotogrammi almeno da 25-30 frame, la tua animazione è povera e si vede in tutte le prime 6 puntate. Fondamentalmente la trama si piega all'esigenza dei produttori, di Shaki Adnirli, dell'indiano, sì. del suo staff, di non poter far vedere di più e di costruire tutta la storia, di costruire, pardon, tutta la resa visiva, che io ammetto è veramente molto bella, nel settimo episodio, quello che hai detto, perché è il più bello di tutti, è quello che ho animato meglio, è quello con i combattimenti più interessanti, e anche quello dove
Non puoi negare di essere. Non puoi dirmi che non ti sei esaltato. No, non ti quando, puoi non esaltare. Quando parte Tears of Bloody Tears. No, cazzo, cioè, quei momenti lì. È bellissimo. Ho avuto un brivido io, però, porca puttana, il pensiero è stato che tu per arrivare a questo incredibile risultato, sì, perché è un grandissimo risultato, ci hai messo praticamente 6 puntate di filler, è tutto filler questo sacco. Cioè, immaginati, cioè, concetti, adesso lo diciamo a Luca, cioè immaginati una serie che ti ripete dei concetti che ti ha già ripetuti nella prima stagione, dei personaggi che erano A nella prima stagione che qua diventano B e il B non ti viene spiegato. Cioè, nella prima stagione Dracula vuol distruggere il mondo. Evoca il castello, massacra tutti gli abitanti della Valacchia, nel secondo è colpito dalla sindrome del nonno che ha paura, che dice ma io non so cosa fare perché mi sento anziano, è la crisi di mezza età, no, ma sentire Dracula che inizia a dire ma sai cos'è che uccidere gli umani alla fine, sono 300 anni che non mi nutro, queste cose qua, e poi tutta questa pletora di idioti generali dei vampiri, carina la caratterizzazione nazionale, diciamo, no? Però cioè che l'India, cioè arriva il vampiro dall'India, arriva il vampiro c'è, dalla c'è un boss stupidissimo. Un boss stupidissimo. È carina l'idea della caratterizzazione dei vampiri, no? Ci sta. Però ragazzi, questi qui, cioè Carmilla, cioè fa quello che deve fare perché vede Dracula che è spento e fa io odio gli uomini vecchi e derelitti. E tu fai la. Cioè, tu ti metti contro il signore dei vampiri perché lo vedi vecchio ed era lì. Poi Dracula, se tu ci badi, Edoardo, cioè, sì, loro, cioè lui non fa altro che andare. Ma davvero, io l'ho notato. Non fa altro che andare dalla sala del trono alla sala del focolare. Sì, sì. Sala del trono, focolare. Nella sala del trono senti i generali vampiri che dicono: ma perché io non voglio essere comandato dagli umani, e poi va nella proprio il morning, no? Quello che dicono gli americani, no? La lamentela, vanno nella sala della sala dove c'è il caminetto, vanno lì e dicono io sono stanca di quel generale vampiro perché è attenta alla mia femminilità, poi arriva quell'altro che dice io sono figlio di Ghost, non voglio, cioè, ragazzi, mentre i tre eroi rimangono nella biblioteca dei Belmont quanto? 6 stagioni? 6 puntate, cioè, sì. Ma 6 puntate? 3 omini li lasci dentro una biblioteca a dire cazzate tipo allora tu come ti chiamavi? Io mi chiamo Ruffy, mi chiamo, sì, chiamami Ruffy, dai, non mi chiamare più Ralph, no scusa, non mi chiamare più Trevor, chiamami Truffy, ma dai, cioè ragazzi, io lì stavo male, sì, dicevo, sì, cazzo, sono scemi sti qua lì, mi è piaciuto solo qualche riferimento quando lui trova lì. Beh, se nella biblioteca se nella biblioteca dei Belmont non mi metti le reliquie dei Belmont c'è uno stronzo, quindi sì, per fortuna ce le hanno messe, le pozioni, il quadro con Leon Belmont, il quadro con Leon Belmont, cioè sì, però porca puttana, non puoi, infatti ho letto da 2 giorni fa su, ricordo cos'era, Variety, no, Cinefreaks, una roba del genere, ho intervistato Adi Shakir che dopo l'idea di fare, cioè praticamente ha detto che vuol fare i prossimi lavori a cui si vuole fare, sono uno è Berserk, e ho paura, Berserk fatto dagli americani per me è la mi vorrei castrare, e DMC esatto, e Devil May Cry che allora, condivideranno condivideranno lo stesso universo, che non ho capito che cazzo significa, vabbè, che praticamente ci potrebbero essere citazioni dentro DMC della serie, sì, ma non c'entrano un cazzo, lo so, vallo dire, sono gli universi, quello che parlavo stamattina con un'amica della mia, vabbè, insomma con una ragazza, che mi diceva ma a me piacciono un casino gli universi, ma gli universi stanno iniziando a rompere i coglioni, è il Marvel Universe, il Dark Universe, no, però aspetta, cioè, il Marvel Universe nasce così. Sì, però questo è una forzatura. Se tu prendi, sì, però loro vogliono chiamarlo Castlevania Universe, perché praticamente ho visto un video, che poi magari ve lo linkerò. Scusate, anche, dove andiamo adesso? Nell'Orlok's Quarters o Orlok's Quarters? Sì, devi andare dalla prigione. Fa niente se non. Allora, vi leggo un po' la chat. Federico ci chiede se abbiamo visto Vampire Hunter. Credo. Allora, aspetta, Vampire Hunter D, però. Cioè, quello vecchio, tra virgolette, disegnato da character design di Amano,
se non sbaglio. No, tu, sì, poi ne hanno fatto un altro. Poi hanno fatto Bloodlust, che è una roba da giù di testa, di Madhouse. Una roba da giù di testa, sì. Io ho visto solo il primo tanto tempo fa. No, anche quello il secondo lo devi vedere. Quello è l'opera omnia per chi è amante di Castlevania e per trovare delle atmosfere veramente gotiche, raffinate, è bellissimo. Ok, tra l'altro avevano fatto pure il gioco per PlayStation 1. Sì, ho giocato anche quello, bellissimo. Strano. Sì, super legno, ma a me è piaciuto tantissimo. Esatto, definizione giusta, super legno. Sì, è una roba anche... Ma quale, aspetta, qual era? Ma per dire... Niente, il peggiore, la seconda... Adesso lo facciamo portare a Luca in una live. Scusate, è il gioco del vampiro con la mano che parla? Sì. Bravo. Che l'avevo noleggiato e mi ero bloccato perché ero troppo piccolo e non capivo. Però mi ricordo... non era facile. Però mi ricordo ancora la mano che diceva... yummy, feed me more. Sì. perché lui è praticamente... sarebbe per Dampir, ma sarebbe anche per il figlio di Dracula fondamentalmente. Quindi è un vampiro, un Dampiro come è il nostro Alucard, che è fortissimo. Il peggiore poi dice era un retaggio del padre. Ah, non c'ero arrivato così avanti. Sì, la mano che succhia i poteri è un retaggio del padre, della sua natura da vampiro. Il principe dei vampiri, insomma. Sì. Cioè, il peggiore che diceva anche la seconda stagione, perché della prima non sopportavo le animazioni armio e personaggi che mugugnano invece di parlare. In effetti, sì. In effetti, tra io metto sempre il famoso a mio soggettivo parere. Poi magari no, certo. Giustamente uno mi dice: guarda, non sono d'accordo, per me la seconda stagione è un capolavoro. Io mi permetto di fargli notare delle incongruenze, delle cose, specialmente con il source originale, il materiale originale che era di pregevolissima qualità, non esserci riuscito a tirar fuori. Mi fai una serie su Castlevania e non mi fai vedere neanche uno stage di Castlevania. Stiamo parlando però di una serie tratta da degli action game. Cioè, la trama dei Castlevania non è un Final Fantasy 6. Cioè, non ha quel... Sì, ho capito, però devi fare una cosa. Devi raccontare una storia passiva, perché non è un videogioco che ti intrattiene mentre giochi. Sì. Perché in Castlevania Rondo of Blood, bello o meno che sia, ti diverti. Ma guarda, io ti dico... Lì sei spettatore passivo e devi vedere questi due pirla che... Esatto. Litigano, che stanno le ore lì a studiare libri, va bene, ma uno spettatore passivo non gliene frega, io l'ho fatta vedere anche della gente che non è è una delle brutte di animazione che abbia mai visto. Uno non è che si deve aspettare l'attacco dei titani, che è un'eccellenza che va quasi a 45 frame in alcune animazioni. Ci sono alcuni momenti di animazione di Shingeki no Kyojin che sono una cosa pazzesca nell'ultima stagione che hanno fatto. Sono proprio una roba di animazioni a regia che dici: ma qua ci hanno speso i famosi adesso mi sfugge il nome, si chiamano Flak, qualcosa del genere. Ci sono dei momenti di animazione che sono non curati, ma di più che curati, perché devono essere praticamente quelli che spesso e volentieri si usano anche nelle GIF, diciamo, no? Comunque, al di fuori di quello, io dico, ma hai Castlevania 3, no? Mi hai presentato i personaggi nel primo, mi hai fatto Dracula, bene, mi hai fatto i personaggi, mi hai spiegato Alucard, mi hai spiegato... Ora voglio vedere l'azione. Cazzo, fammi vedere l'azione dalla prima puntata, non quel combattimento di merda lì in mezzo alla neve. Cioè, che c'è anche quel combattimento lì, se uno vuole essere pignolo, però dici, me li hai usati così? Esatto. Il Colosseo, scusate, avete ragione voi, dovevo andare qui al Colosseo. Sì. Devo andare a fare un giretto qua. Noi ci siamo partiti con la Castlevania Netflix, siamo usciti dal seminato, però è per dire che questo qui, tra l'altro ha usato un personaggio come Alucard... non ci ha messo Grand Dynasty perché ha detto ma perché Grand Dynasty il pirata è un'idea troppo ridicola e la gente non voglio il momento comico, non voglio il momento comico, poi non fai altro, fai dire mangia merda sfigato a un rampollo dei Belmont o magari io la vedo anche un po' troppo da fanboy. No, allora ci sta secondo me quando Simon che non è Simon Trevor, vabbè. Quando Trevor fa il volgarotto, per come l'hanno presentato, ci sta.
Però quando giustamente il poggiore dice gente che mugugna invece di parlare. È vero. No, poi Alucard che dice mangia merda, te cazzo, fa le battutine sessuali, cioè non c'è niente dell'Alucard di Symphony of the Night, ma niente, ma niente. Sì, sai cosa? È molto più il finale. Sì, questo finale, che anche lì io non ho capito l'ottava puntata, che è questa specie di filler. No, l'ottava puntata è noiosissima, però la scena è molto... Sì, ma ti dico, io certe cose della settima, l'idea del combattimento con suo padre, cioè sono belle, non sono delle brutte idee, anche perché secondo me lì regge molto bene la serie. È tutto il prima, no, cioè, da no. Cominciare dalla scena... La scena con i vampiri che cadono nell'imboscata degli altri vampiri, quelli che vanno a fare la razzia nel villaggio perché hanno fame. Cioè, ma cosa mi fai vedere? Ma cosa me ne frega di farmi vedere un vampiro vichingo che va a uccidere dei poveri abitanti della Valacchia perché Dracula non ci dà da mangiare, allora bisogna... Poi c'è tutta quella menata assurda con Carmilla che dice a dire ah, ma se uccidiamo tutti umani, poi cosa mangiamo? E quell'altro che dice: beh, mangeremo del sangue di maiale. Oh, io non lo mangio sangue di maiale. Cos'è? Cazzo, è Dracco? Dracco? Ma cos'è sta roba? Quella secondo me non era brutta, ecco, come idea. Nel senso, da bravo amante di Vampire the Masquerade, le varie debolezze dei clan, i venti dentro, che noi non mi cibo se non di sangue di. Sì, secondo me ci sta. Non mi puoi fare una serie. Ma spiegato meglio. Ma poi non mi puoi fare queste serie piene di filler dove uccide un vampiro che è stato scazzo a tutti quanti. E ovviamente parliamo del vampiro vichingo. Sì. E poi gli sparge le ceneri per 3 minuti, no, per 2 secondi, non so, 30 secondi però di animazione con lui che sparge le ceneri. Sembra che lo rispetti, ti viene da dire, beh, allora perché la uccide? Cioè, non lo so, c'è tutte delle robe che sono tutte legate al budget. Loro non avevano soldi, e poi secondo me Warren Ellis, questo grande sceneggiatore, siccome non finisce manco nella biografia questa serie, io ho qualche dubbio a pensare che l'abbia scritta Warren Ellis sta roba, i dialoghi e questa roba qua avrà messo il nome. A me ha fatto specie che ci sia il nome nei sottotitoli di Warren Ellis, nel senso, addirittura io purtroppo con gli autori americani di fumetti non dico prevenuto, perché ne leggo tanti, sì. Ma tipo quando leggo Garth Ennis, Warren Ellis, li trovo molto sopravvalutati. C'è molta gente che secondo me dice ah sì, è quello che è quello di Preacher, ok, bene, sì. È il prete che bestemmia praticamente, poi non è così, però li trovo volgari e basta. Quello che spesso poi ho... volentieri, cioè, a me ha risposto un ragazzo indiano nel Castlevania Dungeon, mi ha detto ma guarda guarda, io la quoto, ma ti dico, secondo me questo è un prodotto per americani, il problema è quello, questo non è Castlevania di Conan, questo è Castlevania degli americani, cioè quello che loro volevano vedere, sì. Che alla fin fine loro impazziscono per le minchiate alla, ma dico in senso buono, le minchiate alla Trono di Spade, con cospirazioni, delitti, intrighi, roba che... Ma quello secondo me ci sta anche. Nel medioevo europeo, io direi... Ah, scusa, ti ricordi il cane, il vecchio nel 4? Che vi ricordo che lo stavamo dicendo, che c'era un momento simile in Symphony of the Night col gufo e il cavaliere. È qua, è qua. Sì, che si ferma per... Cos'è sta cosa? Cosa ho fatto? Sono stato io? Sì. L'hai fatto te, il... Prova a vedere nel... Ah no, non funziona. Ah, qui c'è il... è vero! Il ninja! Io sono il ninja di Dio! Mi dice che in teoria è il custode del cimitero. Ma comunque ma anche la musica di questo livello per tornare a Symphony è... No, ma sono tutte belle. Sì. Tranne, dicevamo, quella la sigla finale, quella cantata in questa sembra quasi la musica di... Non so, mi sembra proprio un anime, uno shoujo, alla JoJo, non lo so, mi dà l'idea proprio di una musichetta... Che bastardo qua, come faccio? Ti buttano fuori tutte le volte. E poi il gioco inizia a essere... Qua, tra l'altro, questa cosa, vediamo, si vede il cavallo tagliato a... Sì. A metà che corre. Che praticamente... Questi ci sono anche in...
Area of Sorrow. Sì, sì. No, però io mi ricordo, ricorderò sempre di come si, come vedono a livello culturale il mezzo vampiro gli americani e i giapponesi. Pensavo Alucard di Symphony of the Night da una parte e Blade dall'altra. Ah, cioè, sì. C'è un qualcosa di, c'è un che di diverso a livello di percezione. Ma sì, ma poi io penso che il progetto non era neanche male fare un progetto di animazione su Castlevania, però doveva partire prima di tutto da Konami, prima di tutto doveva partire da... Un tempo fa avevo raccolto un po' di informazioni sullo studio che aveva fatto le due intro dei Castlevania, e era uscito che era lo studio A3P, che è lo studio che fece anche, lavorò anche a JoJo Phantom Blood e a diversi altri film animato di Street Fighter. Erano sempre loro, sì. Una divisione di A3P, e praticamente, se ti ricordi, appunto, le intro animate sia di Portrait of Ruin sia quelle di Area of Sorrow, forse un po' inferiori di quella di Aqua, di Portrait è bellissima come animazione, sì, ecco, sì, Castlevania, se me lo fanno loro io sbrodolo, sì. Visto sto, cioè, avete visto sto coso qua dietro? È quello di Cinorin. Sì. È quello che ti segue in Cinorin. Tra l'altro questa cosa, questo nemico qua, vedete, fa la stella quando fa la forza. Sì, sì, sì. Dai. Quindi un progetto di animazione poteva partire da Konami, che avrebbe girato le cose magari meglio, poteva partire da uno studio che è giapponese, che magari diceva vogliamo fare il Castlevania animato. Magari un OAV da 2 ore, senza esagerare, veniva fuori meglio negli anni, sì, 90, non nel 2000, perché adesso hai visto anche tu che usano il 3D come dei neonati, i giapponesi. Cioè, io sto vedendo un po' di serie animate, questi fanno cavalli in 3D per risparmiare, che fanno schifo. Fanno oh, schifo. Bello. Fanno animazioni tutte col 3D che non funzionano più, perché non sono neanche lo studio esatto loro da... Cioè hanno, cioè, proprio questo... Poi fa la famosissima serie di Berserk tutta fatta in 3D, cioè quella cosa? l'ultima, scusami, fatta in con la computer grafica brutta in cel shading. Il peggiore dice Berserk fa piangere da quello. Non ce l'ho presente. Ha ragionissimo, è terribile. Cioè ci abbiamo adesso i giapponesi che si sono intrippati con la computer grafica per risparmiare con la classica animazione e fanno dei lavori a orribili proprio. Anche gli americani, perché alla fine di Castlevania quel famoso carro che porta Trevor e Sifa è fatto in un 3D schifoso, qua scellerato, c'è un punto, no? Qua c'è un punto in particolare, qui c'è un momento topico e qui si vede, si incontra con qualcuno. Ah, sì. Who are you? Open Hell's Gate, come forth my servants. Grandissimo colpo, certo, di scena, certo. Richter è il cattivo, il mio castello, e ti manda contro quelli che ammazzava lui. Esatto. Non sono anche tosti questi qua, sì. Certo, questo è un boss, fare attenzione. Oh. Ops. Non è più cuori. Andiamo a provare a fare l'incantesimo. No, 186 è messo molto bene. Sì, sì. Ma se usi una spada mi sa che non li fai uscire. No, adesso è una discesa. Adesso no, dicevo, nel senso che la Dark Metamorphosis se non usi... La usi, cioè ti dà vita se uccidi i nemici, però non serve. Ho sbagliato. E qui non capisci. Praticamente poi, come sapete, sì, probabilmente dovete... Allora, a un certo punto, nel primo castello, dobbiamo usare uno o due oggetti insieme. Sì. E si vede quello che controlla Richter e bisogna distruggerlo. Se invece uccidiamo Richter, c'è un finale... C'è un casino finale. E qui c'è la forma del... La nebbia. Sì. Che è utilissima. Ah, hai fatto un bel pezzo di gioco. Quanto sei di... Pro... di... Si vede 70? Qua? Si vede qua. Non sta. Non lo no, no, lo si... vedi quando salvi. Ah, è vero. Salvi o quando carichi la partita.
Tra l'altro, ovviamente, non che avessi dubbi, però sai, non sei mai morto per ora. Ah, no. ho rischiato nel... Perché è terribile quando si muore in sto gioco, perché sì. C'è il game tantissimo. Ti viene la frenesia di continuare la partita e non ti dà la possibilità di continuare perché c'è questa... La schermata di game over che è bruttissima. Questo riassetto sì. Della... Riparte proprio il gioco, devi ricaricare la partita, devi... E da devo tornare in biblioteca praticamente, sì. Sì. Volendo hai il library card. Ah, è vero, c'hai ragione, bravo, bravo. Tra l'altro sta cosa bruttissima che anche per usare gli oggetti curativi devi prima devi metterteli sì. In mano, poi devi buttare per terra e poi, sì, sì. Poi ci devi andare sopra. Tra l'altro ti devi ricordare di toglierli perché sennò li usi senza volere anche. Quante volte ho perso dei library card. Thank you. Spesso e volentieri riflettevo così un po' di tempo fa, le cose capitano veramente per caso nelle corporazioni, nelle grandi corporazioni come anche Konami. Cioè Iga alla fin fine arrivò su Castlevania perché si presentò questo freddo ufficio, un tizio che gli diede una lista fotocopiata di titoli di Konami e gli disse in maniera anche annoiata su quale vuole lavorare di questi giochi, e lui praticamente disse ma come, così mi fate questo fulmo, e lui dice a Castlevania, e dice, ah, ok, allora da domani nello staff di Castlevania. Cioè magari uno pensa che gli sviluppatori ricevano delle chiamate o delle cose quasi predestinazione, in realtà c'è un po' di predestinazione, però in realtà tante volte ci sono anche delle metriche molto diverse da come noi ci aspettiamo. Cioè alla fin fine queste cose succedono quasi per caso. Ora sto usando lo stocco che fa tanto male, però prende, è un'arma a due mani, quindi è un po'... Sì, fa la corsettina in avanti. Sì. Qui hai già iniziato ad avere una considerevole quantità di poteri tra doppio salto, mist form, perché poi il gioco, come ho accennato anche prima, più inizia a prendere reliquie, più inizia ad aprirsi, zone nuove... incetta di oggetti, zone che prima avevi soltanto... È un game design cristallino. Sì. Però qua... Ah, sì. Eccolo qua. Pipistrello. Oh... Esatto, adesso sei quasi al completo. Oh no, sei al completo? No, gli manca. Vabbè, mi serve l'oggetto. Devo andare nelle catacombe. Nelle catacombe. Ah, no, beh, sì, no, ti manca ancora. Sì, sì. No, il sonar e la. Puoi già fare lo sprint da pipistrello? No. Cioè, no, aspetta, se poi faccio. Servono anche i boot, quelli per rompere le punte. No, non ti manca un sacco ancora di roba. Sì, sì, non. Ah. È un gioco elegante, c'è niente da dire, è raffinato, stilisticamente superiore a tantissimi altri titoli dell'epoca, poi ribadiamo che sì, anche di adesso, ma comunque nel 97 tutti stavano un po' perdendo la testa per il 3D, insomma la Play stava iniziando a mostrare i suoi titoli, Gran Turismo, Tekken 3, mi ricordo, cos'altro c'era nel 97? Mamma mia, cosa c'era? Beh, insomma, comunque erano tutti Final Fantasy VII. Cioè, comunque iniziavano... Questo gioco aveva concluso un'epoca, secondo me. Quindi è anche bello che sia un po' melodrammatico il finale, nel senso un po'... L'atmosfera di tutto il gioco è molto tensiva, drammatica, però anche romantica, un po' come dire ci siamo divertiti, io almeno l'ho sempre interpretato così tutte le volte che l'ho giocato, è il grande addio del mondo bidimensionale per me, non si raggiunse mai più questo livello qua, poi chiaramente ho avuto la fortuna di averlo sulla mia saga preferita, però
Io non ho più trovato cose di questo tipo, mai più. Non so voi, però anche ripensando ai giochi recenti, i Metroidvania One, non ho mai più trovato niente del genere. A me, per tornare a Ori di prima, Ori dici? E Ori è chiaro, un bidimensionale finto, perché però c'è la pixel art che abbiamo amato dell'SNK, quella pixel art sulla quale ci siamo spaccati le ossa negli Street Fighter, la pixel art che è questo ebro gioco di magnificenza, ti mostra ogni schermata di caricamento, ogni schermata di livello. No, quello non c'è, però c'è un'eleganza prettamente di gusto, che in un'epoca in cui ci sono giochi tutti sboroni, tutti lo vedi, i giochi di oggi sono super mega carichi di informazioni su schermo, di cose così, Ori and the Blind Forest è leggero da quel punto di vista, pur essendo sbalorditivo, perché è una corci meravigliosa e non ha quasi niente su schermo, riesce a essere sempre chiaro e ha un gameplay che, siccome è uno skill tree, decidi tu che abilità sbloccare, puoi personalizzarlo abbastanza e poi fai di quelle cose a livello proprio di combo aereo, non di combo, di movimenti, di acrobazie, in maniera abbastanza intuitiva, una volta che capisci le due tre tutto il gioco da metà in poi, è sopraffino come livello di game design. Veramente l'ho adorato, veramente mi è piaciuto tantissimo e ti dirò, finché non avevano annunciato il porting per PC, era forse l'unico gioco che invidiavo ai possessori di Xbox One. Dicevo, cazzo, questo su PlayStation o PC non ci posso, o Switch. Però vabbè, se dici così, proverò a recuperare. No, il primo Ori è veramente... quello dei Luchador mascherato, mi hanno detto che è molto bello. Quello... Non l'ho ancora giocato, Guacamelee. Il primo l'ho giocato, Guacamelee, sì, è carino. Ha anche molti rimandi al genere appunto dei Metroidvania. Ma tutto, ho visto che c'era presa per il crew di... C'era il? C'è a un certo punto una citazione a Journey Game Company. Ah, addirittura. Sì, ma una citazione nel senso che era... non è una citazione di Game Company. È una citazione grafica a un certo punto che ti serve a farti, ti strappa un sorriso. Però è divertente. C'è anche una citazione alla statua dei Chozo. Sì, è pieno di cose così. È il peggiore, dice, grandissimo Guacamelee. Lo dico in tanti, sì. L'hanno poi messo tutti quanti nella categoria dei Metroidvania. Sì. Più interessanti di quelli usciti. Però anche Guacamelee non è pixel art, è sempre quella, grafica in stile Flash, diciamo, no? Però mi piace di più rispetto a... tipo, un altro di cui io temevo tantissimo è che è un sequel spirituale dei Wonder Boy vecchi, classici. Sì. Fino all'anno scorso la grafica che facevamo vedere sembrava quel poligonale alla Dreamcast / cellulare, che io odio. Sì. Sì. Pur essendo un gioco bidimensionale, li hanno ridisegnati in mano perché tutti si erano lamentati di sta cosa. E Guacamelee è più simile a questo, non è animato a mano come Dragon's Trap, che io ho adorato, remake perfetto secondo me, perché è animato in maniera un po' più sobria, meno complessa, però sembra veramente figo. Ho visto già un po' di preview di alcuni youtuber che hanno avuto il codice in anteprima, e Wonder Boy è una delle mie serie preferite, quindi io sarò cattivissimo se c'è da stroncarlo, ma ci devo giocare assolutamente. Ah, quello è... quello nuovo che deve uscire. Sì. Spero che sia all'altezza, perché ho adorato il remake di Dragon's Trap. È stupendo, se non l'avete giocato e se vi piace il... Wonder Boy 3 è una roba. Sì, quello ho capito qual è. Quello col draghetto. Sì, quello col draghetto. Ma però sono sempre quelle grafiche che non lo so, io non riesco mai a familiarizzare con queste grafiche
po' americani, un po'. No, no, questo di allora, è fatto cesi e si vede da lontano un miglio che prende proprio a piene mani dall'arte delle bande sine francese e belga. Si vede di brutto, è bellissimo, è tutto animato. Eccoci a mano, è una cosa incredibile. Io sì, però non lo so, ogni tanto c'ho questo reflusso che non riesco a familiarizzare con le nuove grafiche dei giochi. Cioè, per esempio, mi sono piaciuti tantissimo dei progetti magari anche amatoriali che proponevano grafiche sporche, che sono magari anche imperfetti dal punto di vista di programmazione, ma che comunque avevano quel qualcosa che tentavano in qualche modo di far rinascere, di far... mi riferisco ad esempio a tantissimi Dojin Game che gioco. Qua c'è la... scusate, sempre su... qua c'è guarda qua che figata. Qua c'è la fontana che diventa di sangue quando sta da vicino. Che diventa di sangue? Sì, guarda. Sì, guarda, che è diventata come nella serie TV. C'è la citazione, sai? Non me la ricordavo. Io di... Da acqua diventava sangue. Nella serie? Che non mi ricordavo. Sì, anche nella serie c'era il sangue. Di... No, per me per me la fontana vampirica. E non so se il buon Black Redziel ci sentirà indifferita così. Nel primo Legacy of Kain, le fontane di sangue che diventano nere dopo che ci bevi e ti danno il power up. Sì. Che quando ti avvicini dice come drink from us. Ma hai notato adesso il cadavere, il condannato che è venuto fuori? È quello lì. È un fantasma. No. Ah no, non è venuto fuori. No, rimane lì. Bellissimo. Tutte queste piccole aggiunte, queste piccole microdimensioni che sono una cosa incredibile. Quindi adesso vai a battere a prendere la schiaffi Richter? No, perché se lo faccio adesso non ho i mezzi, lo uccido e basta, capito? Ah, sì, devo andare a prendere. Ma non so. La verità, lo potresti finire con il finale peggio. Ma che non è brutto. Vabbè, però almeno hai portato a termine. Dici? Ma quasi quasi. Tanto poi chi l'ha preso se lo spazza per bene, impara bene. E si chiede, ma come devo fare quindi per non avere sto finale? Su Steam io ce l'ho Legacy of Kain e l'ho anche giocato, non avevo problemi. Ma il perché primo Legacy of Kain? No, aspetta, ma il primo. No, ma lui penso che pensa su Soul River. Perché su Steam ce ne sono 4 su 5. Sì. Ci sono due Soul River, Legacy of Kain 2, c'è Blood Omen 2. E manca il primissimo, sì. Qui c'è sto boss che è stronzissimo. Horrocks. È stronzo sto boss, eh? Sì, è un vampiro. Più che altro nella prima fase. Adesso vola. Oddio, l'avevo rimosso. La statua è adesso vola e basta. Ok. Si continua così, grazie. Si è buggato. Sì. Mi sa di sì. Basta che lo segui. Il peggiore dice che il primo Soul River non gli va. Cazzo. Io volevo rigiocarlo. Da me va, l'ho giocato. Su Steam. Posso riprovare stasera? Sì. Che tra l'altro sì, funziona, però non è compatibile con gli analogici. Attenzione. È vero che tra l'altro si trasforma, diciamo, come sì, Adesso è tostino. Ma no, è stupido, più stupido di prima. Devo fare l'incantesimo, ma non ci riesco. Non abbiamo visto una cosa ancora. Cosa? No, vabbè, uno spoiler. Che non mi ricordo mai se è nella prima o nella seconda parte. Tu lo vuoi uccidere con il... Però Ocio... Non fa niente, mi sa. Vampiro rettiliano, hanno fatto una roba senza né capo né coda. Che bello. Ma che si è cazzato. È vero, mi ricordo che sto boss non riuscivo a farlo quando ero piccolo. Mi sono incazzato, ho preso il gioco, l'ho nascosto. Non ero incazzato tantissimo. Ma non era difficile, però insomma magari.
E io quando ero piccolo non riuscivo. Anche perché magari non sapendo... Sai che non ero abituato ai giochi di ruolo. Allora praticamente magari mettevo l'armatura a cazzo, capito? Quindi... No, ma poi soprattutto se giocavi in giapponese. Cioè, già tanto riuscivo a arrivare fin qua. E va su. Ci sono anche le tre Marie della gelateria. Ma qui hai fatto due livelli e max cosa? Due livelli e max HP up in un combattimento solo? Due livelli? In che senso? Ma perché due livelli? Non sei salito due volte di livello? No, perché ogni boss ti dà una boccia che ti aumenta la vita. No, lo so. Ma... non mi sembrava che sì. Oh. Mi sembrava avessi fatto il level up sia quando si è trasformato che... Ah, forse, è vero, può essere. Oltre alla boccia che ti aumenta la vita. Sì, è vero. Adesso in teoria possiamo andare nelle catacombe. Mamma mia, che musica. Sì. Vabbè. Mi sa che facciamo tre parti. Beh, penso che... sia tra le migliori composizioni che abbia fatto. Io ho sentito anche tutto il resto perché per completismo, quindi ho sentito tutte le composizioni che ha fatto, i giochi che ha lavorato, da tutto da... E secondo me qui ha toccato l'apice, probabilmente l'apice della sua carriera, insomma. Le ha tutte composte lei, porca miseria. Cioè anche mettersi lì e d'accordo essere aiutati dall'atmosfera del titolo, però insomma riuscire ad arrivare a avere una compostezza sonora di questo tipo, perché poi non sembrano canzoni BGM magari necessariamente prese da un videogioco, cioè sembra una gran colonna sonora di musica classica. Sì, sì, quello sì. Penso che io l'ho anche registrata alcune e le ho fatte sentire alla mia insegnante di pianoforte. Cosa ne ha detto? Tipo. No, sono piaciute, sì. Questo io devo. Perché voglio. Ah, sì, poi da qua c'è la piscina dei Merman e torno nelle caverne. Penso possa servire. Ah, adesso. Ah, è vero, adesso sono anche pipistrello. Posso tornare indietro? Eh sì. Senti che musica qua. Questa io l'adoro. Dracula Scasso, da bravo metallaro. Tanto qua c'è. Io per un po' di tempo ho cercato di portare la Castlevania Orchestra, di cercare di organizzare, perché c'è un periodo che dissero siamo disposti a girare l'Europa. Però purtroppo non si configurò bene con il teatro della mia città, insomma, di portare il progetto, perché era tutta spesata, cioè sarebbe stata una bella esperienza riuscire a portare anche solo sentire le colonne sonore, insomma. Secondo me, come hanno dimostrato i concerti di Zelda Orchestra, sì. La gente si muoveva. Se facevi un po' di promozione fatta bene, social, magari anche una maglia mano non faceva schifo, se riuscivi a riuscire a chiamarla in mezzo, però secondo me si sarebbe mossa un po' di gente. Magari la fai al teatro, insomma, ci costruisci anche una cornice un po' interessante intorno, cosplayer, insomma, arrivano poi quella gente lì, perché io quando sono andato a vedere Zelda ho visto un bel movimento, insomma. Lì però è tutto patrocinato da Nintendo, che tiene molto a queste cose. Nintendo dice Sì, sospetti che lo faccia Konami. Qua tra l'altro impari cosa devi fare dopo. Infatti dice qualcosa è apparso vicino a... Certo. Il peggiore dice... Sono andato a controllare, era proprio sorrivo. Mi crasha all'avvio perché il player dei video non è supportato con Windows 10. Devo ancora provare. Io l'unica volta che ho sentito le musiche di Castlevania da
stato al Play di Stoccolma. Ah certo, certo. È stato, fu una roba. Ah, eccolo. Che però fanno di tutto. Sì, però io penso che quella sera lì raggiungemmo davvero la apoteosi. Tanto c'era la mia ragazza che aveva paura perché diceva non stai respirando da 10 minuti e si era un po' iniziata a preoccupare perché mi aveva visto tipo in catalessi quando, insomma, io, cioè, tra il direttore dell'orchestra che fu una roba che neanche nei miei sogni più arditi, cioè un signore di una certa età con una potenza anche di conduzione che aveva capito che era Castelvagna, non so come cioè aveva proprio capito, non lo so come definirla tutto lì. E poi c'era con fu un enorme medley, l'ho caricato sul mio canale mamma mia, mamma mia, dietro si vedeva le immagini di Curse of Darkness. Okay. E poi a un certo punto iniziarono a piovere su schermo anche le immagini di Portrait of Ruin piano piano, però fondamentalmente usarono le tantissima roba di Curse of Darkness, usarono. Ok. Perché c'erano forse più sequenze animate, quelle con Isaac, quelle un po' in CGI. Curse of Darkness, che ti dirò, mentre ci giocavo mi piace. Non mi ricordo nulla. Zero. Molto bello. Cioè, a me non mi è mai dispiaciuto che lui appunto faceva di anime, li usava. Però i livelli non mi ricordo niente. Beh, certo. I livelli avevano quella concettualità che non si aveva mai pianificata bene con il Castlevania 3D, cioè... Però se vedi, tipo, Lamentovinos, li ho giocati entrambi solo... Il castello di Lamentovinos, più o meno me lo ricordo. Yami era molto più... era sempre il castello, ma era molto più persino. Aveva più, sì, cose, aveva passaggi segreti, aveva aggiunto un sacco di... Era molto più Symphony of the Night, se vogliamo, no? C'era molto più roba, qui c'era l'idea dei diavoli innocenti, c'era la possibilità, il Forge Master, c'era tutta la storia che potevi, era molto più Symphony of the Night nella blasfemia di quello che sto dicendo, però aveva anche dei momenti grossi di dispersione. Mi ricordo che c'erano dei livelli troppo grossi che poi lui, Iga, non riuscì mai a lavorare bene su questi concetti, perché anche i Nano Breakers non funzionò neanche. Qual era il Nano Breakers? Nano Breakers, ricordo la demo, sempre quello 3D con sarebbe il Devil May Cry di Igarà, così, insomma, non è Devil May Cry, una roba molto simile, un po' poverella. Nano Breakers, qual era? Il PlayStation 2, avevo la demo. Sì. A paragone si poteva definire titolo sfigato almeno tanto quanto Altered Beast. Sempre per PlayStation 2, che a me poi i giochi trash piacciono, però Nano Breakers, ma insomma, però lì fondamentalmente ci credeva Iga, pensava che sarebbe riuscito a Nano Breaker 2005. Sì, qua in teoria qua si può andare sotto, ma non ci interessa. Mai visto né sentito sto gioco. Fa parte di quei titoli. Ma è uscito anche in Europa. Sì. Si chiama, penso, sempre Nano Breaker. Sì. Io l'ho trovato. L'ho giocato PAL. Sì. È un action divertente, però niente di... cioè... Io penso che anche una certa dose di sfortuna è sempre un po' perseguitato i Garage, perché lui definisce un gioco del genere e in un certo modo non raggiunge... Questa è una musica super inquietante. Sì. Sentono anche... Ma questa è la roba cursed, la parte che dicevate prima? Quale? Penso di sì. La parte maledetta. No, è la... No. Cioè sì, la... sono le catacombe inferiori, quindi non queste, ma del castello... Ci sei, guarda, qui però. Del castello rovesciato, non di queste.
Esatto. Ah, giusto, giusto, giusto. No, la musica delle catacombe qua è bellissima, quella che c'è dopo. Si chiama Rainbow Cemetery, sembra. Ah, qui c'è la morte di nuovo? No. Ma no, nelle catacombe c'è la morte. Sì. Qua c'è un boss stupidissimo. Un po' più avanti. Però, ovviamente. L'altro fa ridere perché sembra un mitra. Questo salta, ma... Sì. È animato malissimo, tra l'altro. Sì, beh, ma qua... Qui siamo proprio nel momento che volevo accennare, cioè in cui Konami, cioè, dovete chiudere questo gioco. La programmazione si era protratta, era su, aveva, che poi è il problema di Garashi, fondamentalmente. È più bello lo sfondo, guarda, sono più belle quest'estate qua. Sì. Cioè, probabilmente lui è anche uno che non dico che è inconcludente, però è un tiratardi. Cioè, uno che... Infatti tutti i giochi di Konami gli hanno sempre assegnato, tutti i vari Castlevania per portatile gli hanno sempre assegnato dei tempi di sviluppo unitamente con un team di sviluppo sempre molto attento al planning cosiddetto, e sempre rispettati i tempi di consegna, però Symphony of the Night ha sforato e quindi abbiamo avuto quelle cose come Konami che dice utilizzate per il menu interno quello degli sviluppatori, non mi interessa, non renderizzate il castello all'inizio, non mi interessa, perché il castello all'inizio sì. Quando Bruno ha detto guardate che belle texture, non ci sono texture in quel castello lì, perché Konami gli disse chiudete il progetto, non mi interessa se dovete ancora texturizzare il castello. E ci sono tantissimi di quei dettagli. Io sono sicuro che quel Cerbero lì, attenzione, magari no, però quel Cerbero lì non è stato animato perché doveva chiudere il gioco. Possibile. Così come l'idea dell'Inverted Castle è venuta fuori perché hanno detto dobbiamo allungare il gioco, ma non sappiamo come fare e non abbiamo il tempo, e gli sviluppatori si erano anche stancati, o questo lo dice poi Garashi, non bisognerà poi vedere cosa intende lui con stancati, probabilmente avevano tanti progetti e gli avranno detto io non faccio più livelli, probabilmente, cioè il gioco è finito, basta, bisogna sempre poi entrare dentro i team interni per capire le dinamiche, come funzionano. Però Iga nel famoso 2014 disse il castello invertito fu una mia idea per ovviare al problema che oramai tutti ci eravamo stancati. Why don't I press it and see? Ecco come si faceva. Eh sì, porca puttana. Eh sì, era un bottone che io l'avevo fatto la prima volta che ci ho giocato con la fata. No, la fata no, non mi ricordo, però l'ho fatto. E io la prima volta che ho ucciso Dracula me l'ha ucciso il demonietto. Fai te. Era potentissimo. Gli aveva tipo, non lo so che livello fosse, ma era fortissimo. No, io l'anno scorso quando ho rigiocato su PS Vita, cazzo, non l'ho lasciata indietro questa cosa. Questa è cattiva, eh. Era cattiva. Poi c'è stato il momento in cui Iga, secondo me, ha cercato di renderlo più anime, quindi ha cercato quella caratterizzazione molto giapponese per far interessare il pubblico, perché l'invenzione di Soma è nata proprio per conciliare la voglia di espandersi a un pubblico più giovane, cioè Soma Kurusu non è che l'ha inventato, però ha sempre fatto dei grandi metroidvania, no? Sì, poi sì. Dopo c'è stato il momento in cui dopo... Ma subito dopo Symphony of the Night ha avuto anche la cosa di andare a recuperare Castlevania Chronicle, che fu anche quello un... Sempre suo? Beh, fu lui che disse andiamo a prendere un gioco sconosciuto per l'X68000, che era un PC da giapponese, e andiamo a fare una specie di remake. E quello è comunque un retelling del primo Castlevania. Ma quello è un gioco preziosissimo per i fan di Castlevania, perché nessuno avrebbe mai potuto giocarsi quel gioco lì. Rimaneva confinato nell'X68000 a vita naturale durante, e invece lui ha preso il gioco, l'ha ritrasformato, ci ha fatto la range mode, ha ribilanciato il gioco. Però non è un metroidvania, quindi anche i fan sono rimasti un po', hanno detto ma come? Prima mi fai metroidvania e poi dopo mi fai, cioè prima mi fai un gioco come Symphony e poi dopo mi fai Chronicles che non c'entra niente, che infatti è un... però che vale sui 100-150. Sì, vale molto. Bello, ce l'ho. Non l'hai mai giocato quello lì? Sì sì, ce l'ho. È meraviglioso, cavolo. E l'ho comprato proprio ai tempi dopo che Symphony, ho detto vabbè, ma...
perché in tanti, anche, come anche me, tanti quando dopo hanno comprato Symphony sono rimasti talmente affascinati che hanno detto il prossimo lo compro, però non si aspettavano di trovare un Retrovania, un solido Retrovania. Bellissimo questo brano. Ci metto un attimo a ingranare, ma bellissimo cronico. Ci ho giocato, cioè l'ho finito, bestemmiavo tantissimo da ragazzino perché è difficilissimo. Sì. Però non l'ho mai ripreso. Beh, lì c'è la gloria del 68.000, cioè lì c'è proprio... La range mode è molto più bello perché è più bilanciato, hanno messo possibilità di più vita, più riesce più a gestirti. Mi sta incuriosendo, sinceramente, siccome ancora la PlayStation. I nemici tolgono meno, hanno fatto un sacco di... Guarda qua che figata, quando ne colpisce uno che... Sì. Pieno di figata, sto gioco. Una cosa... Questa musica... Bellissima. Ecco, no, io dicevo questa zona qui. Sì. Quando pensavo a quella Kurt, ma non è questa. Cioè, questa ribadita. Sì. Io quando lo definisco un gioco perfetto non ho bisogno di aggiungere altro, cioè io anche volendo un tipo di critica non riesco, anche pensandoci uno dice ma probabilmente per me non ho mai giocato un gioco, forse il boss finale è un po' sì, però anche lì sai, forse una battaglia un po' più bella, forse dicevi una roba. Ma che bello! Guarda che roba! Cioè, le famiglie di cadaveri come nell'Ottocento, cioè, non lo so, io. Una magnificenza gotica unica questo gioco. Poi proprio i colori. Sì, questa è una zona un po' stranamente molto colorata. Ma qui c'è Legion, no? No, sì, boss. No, beh, un po' più avanti. A Legion, ah, sì, hai ragione, sì, sì, è vero. Non mi ricordo se qua o un po' più avanti. Sì, sì, è tipo poi... poco, tra poco. Che devo dire, che graficamente è una roba vera. Che bello questo. Ah, questo è stupendo. Un frammento dell'inferno. Guardate dietro le ombre. Sì. Oh, la lava poligonale un po' a me, però vabbè, ci sta. Ah beh, ma sono quelle cose che hanno voluto sfruttare il... Qua mi ricorda molto Contra, Neo Contra, quelli per Play 2. Non ci ho giocato. Belli... c'erano tutte delle lave, delle plocce d'acido fatte in quel 3D visibile. Ah certo, ma poi posso ben immaginare. Vedere come è finita questa serie mi piange il culo. Oh, questa spada qua c'è così. Per tornare al discorso di Mercury Steam, io non, allora, il 2 è brutto, fine, non ci possiamo fare un cazzo, però sia l'1 che quello di mezzo, quello per 3D, sì, Mirror of Fate, era, non era, io non terribile, l'ho provato male, non era, anzi, terribile. Aveva delle cose carine. Sì. Poi questo, certo, citazionismo. Quando fai che un calcio livello. Vabbè, le... ah, è difficile. È difficile dopo riuscire a dire. Cioè, sì. Anche lì non è che si sono studiati. Che poi tra l'altro ho notato in un'altra live, qualcuno ha detto che ha giocato il nuovo Metroid. Metroid Prime Samus Return. Ah, sì, è bellissimo. Ok, che però praticamente mi hanno detto guarda, ha gli stessi problemi di Mirror of Fate. Per niente, assolutamente no, no, no. Gli stessi problemi? Praticamente già quel motore grafico, secondo me, rendeva benissimo. Tu vedevi questi scorci anche quando passavi da fuori sul ponte, il castello in parallasse che ti passava di fianco era bellissimo. Sì. Questo è un vero Metroidvania, non è a livelli come quello lì.
Sì. Ed è una cosa pazzesca. Samus Returns è veramente un gioco. No, non ancora, non voglio. 100% è quello senza i problemi di Mirror's Fate. Ah, vedi, allora me l'ho informato male. È un remake, è un remake del 2 con la passione, tra virgolette, che c'era anche che c'era in Mirror's Fate anche in realtà. Sì, l'action, le counter combo, mi hanno detto. Un pochino, quello c'è, però chi se ne frega. A livello esplorazione e tutto quanto è proprio... Hai visto? Riesce a sposare qua, benissimo il... Qua. Ma questa è un'armatura della Madonna. C'è più di... già, certo. C'è incrementa più... il potere a seconda della mappa. Percentuale, sì. Esatto. No, no, il Samus Return su 3DS è una figata. Un mio amico mi ha regalato posta. E perché ho detto, non pensavo ti piacesse così tanto. Ti regalo 3DS. Fai... Non è, non mi fai i regali così a caso, però... Me l'ha regalato, l'ho adorato, veramente bellissimo. Allora, vedi. E secondo me non ha i problemi che aveva invece un Mirror's of Fate che io ho sempre difeso in realtà. Eccoci. Eccolo. È qua, momento... Ah, è vero, col nome cambiato, Gran Falutto. Eh sì. Che brutto. Io trovo che la prima parte di questo combattimento sia molto figa, poi quando non riesci più a beccarlo perché ti rimane solo il punto in alto inculato è fortino, dopo è un po' diventa noioso perché tu ammazzi zombie che devi ammazzare ma non ti fanno niente, però Luca lo so già, giusto, è pieno di ammazzate. Lo puoi anche battere quando non lo scopri tutto, è più conveniente distruggerlo come sta facendo lui. Sblocchi solo un paio di cose, poi ti fermi. Sì, sì. Così hai, devi badare solo a 3 attacchi e non a 6. Sennò diventa forte. Adesso qua, ecco, inizia a togliere. Ah, mi dici così, Samus gli darà una possibilità. In qualche modo lo ricordo. Samus su 3DS è spettacolare. Volevo giocare a... I ragazzi di Freeplay mi avevano detto che era un gioco illudente perché non è Metroid. No, no, anzi. Il 2 di il Metroid 2 era un po' meno di questo, è proprio un vero Metroidvania coi controcarti. E volevo giocare anche. Te l'ha distrutto in 30 secondi. Sì, in effetti la coreanità di. Ah, in effetti. Non diciamo cinesi perché adesso cinese passa male, ma coreano sì. Ah, ci sono anche le piattaforme adesso. Okay. E no, volevo giocare a 2 AM, che era il remake, quello che poi Nintendo ha. No, tu dovresti recuperare per i Wii Castlevania Rebirth. No, non la Wii. Ah, cavolo. C'ho la Wii U. Beh, e quindi... l'eShop è morto. L'eShop l'hanno chiuso. Ah. Sì, da mo'. Purtroppo tutte le cose che c'erano solo su Wii sono irrecuperabili. Cioè, a meno che non trovi la ISO. Sì, però non ho la Wii U modificata. Da un po' di anni a questa parte ho smesso di... È diventato drammatico giocare su Wii U. Su Wii. Cioè, sono sì. Madonna, sì. Non lo sapevo Wii, che sono chiuso lo eShop. L'eShop l'hanno chiuso. Sì, sì. Cioè, non è in concomitanza come fa il Sony con... tra tutte le sue console, cioè uno si prende la PS. No, hanno convissuto per un po' con Wii e Wii U. Adesso che c'è la Switch, ma prima dell'uscita di quella della Switch. Infatti, tra l'altro, c'era un bel po' di cose carine di solito. Mancano 9 giorni all'uscita di Smash Bros. Per Switch con 2 personaggi di Castlevania. Sì, sì. Che sarà una bomba, ho già visto i livelli, veramente meraviglioso. Cioè, se lo facesse. Dico la bestemmia, ma se lo facesse anche Castlevania lo facesse Nintendo, cioè sarebbe la cosa migliore di tutto probabilmente. Sì, sì. Tra l'altro quanto sono arrivati, quanto si sono spinti con il teaser trailer con Luigi che combatte contro la morte. Sì, sì. Che addirittura muore, sì, in effetti. Sì, c'è lo spiritello poi. Cioè, veramente scioccati, dici, ma no, ma come?
Beh, se facessero un Castlevania con quel carattere lì, come hanno fatto Simon. Ti piace? È bellissimo. Sì. A me non molto, in realtà. Beh, pensando a una nuova generazione, sì. Sì, ma sì, quello sì. Dovrebbero poi farci un però guarda sto fulmine globulare in pixel art, che roba è. No, no, Nintendo, poi so che tu non sei proprio... Tutti gli enemy muoiono tutti in un modo particolare, cioè quello che cade, quello che esplode, quello che rimane solo la testa. È una cosa questo gioco che... Quello che non muore si rialza. Anche. A proposito degli scheletri rossi. No, ma so che tu non sei un grande estimatore di Nintendo. Di Mario? Nintendo. No, in generale di Nintendo, no, di solito non ti sento. Io scherzo sempre con la cosa, ma sono infinitamente grato a Nintendo, perché è grazie a Nintendo se ho giocato in Castlevania, non è grazie a Konami. È stata Nintendo che alla fine ha fatto un sodalizio con Konami facendogli fare Harmony of Dissonance. I due Sogetsu e Atatsuki, tutti i giochi Yakuga, sono tutti usciti per Game Boy Advance. Io quando è uscito il Game Boy Advance mi hanno detto esce Castlevania, ho comprato il Game Boy Advance. Ah, sì. Hai visto? L'ho visto. Metti fine alle sue sofferenze. No, io mi sono deciso per prendere un Game Boy Advance quando? Quando hanno presentato Final Fantasy Tactics. Ah, versione Advance, che in realtà non è che comunque bello, il primo Castlevania è il primo Castlevania per... poi è, cioè Circle of the Moon, sì, una mazza, ma veramente una mazza, mentre però l'ho preso subito Castlevania, si prende, eh sì, guarda che figata, ma no, questo è bellissimo. Qui ho fatto un sacco di game over, per forza, per andare troppo di fretta, che in realtà se lo sai se lo sai puoi arrivare, puoi sbloccare questa zona anche senza sì, però prendi delle palate se ti sbagli, sì, che sì, sì, e poi vedi tutte, faccio dire la luce, vedi tutte le cose, sì. Lo scheletro mannaro, lo scheletro presente in Cinorin, anche quello per Super NES. No, io quando dopo Nintendo ho visto questo sodalizio con Castlevania, ho detto prenderò sempre Nintendo e non sono mai stato deluso, mai. Anche quando ho preso il Wii ho detto lo prendo per l'ho preso per Judgment. Aia. Però ho detto alla fine mi sono divertito a giocarci con i miei amici, le mosse erano esaltanti, secondo me potevano anche usare un po' di più, che fare una super mossa è brutto forte quel gioco, ma non riesco a dire che è brutto, perché comunque aveva quella tamarritudine che mi esaltava da giocare in doppio. Poi c'erano le carte, c'era un po' di roba. Il character design di Tsugumi Oba. E... no, era orribile quello. A me non dispiace in realtà. Ma però no, la colonna sonora di Metal è spettacolare. Sì, quello sì, era fatta dai cosi, dai... mamma mia, non mi ricordo più. Non lo so. Mi sembrava un po' la colonna sonora di un Geeky. Quindi facciamo la follia, possiamo prendere l'oggetto. Sì, non mi ricordo da chi era fatta la colonna sonora, comunque ce l'ho. Sì, anch'io l'ho scritto. Metal giapponese, Atam, Artak, qualcosa del genere. Non lo so. Comunque praticamente, sì, io l'ho preso e poi in realtà mi resi conto che il vero Castlevania era Densetsu Rebirth, quando c'è quella... allora... Che è il remake del primo del Game Boy, no? Una specie, sì, perché è molto diverso, molto diverso, cioè tutto pieno di bit, giù un pacco di roba, è spaventoso. Quello è uno dei Castlevania, secondo me, che proprio non perdono il fatto di non poterlo, cioè non so, fai Requiem, no? Cioè fai Requiem, bene, di Konami, Symphony of the Night, Chinorin e Rebirth non l'ha giocato nessuno, garantisco io, è un gioco nuovo. Certo. Hai speso zero perché il gioco è già fatto, tu lo sbatti fuori, fai impazzire la gente, avremo adesso le live di 300.000 persone che giocano a perché è bellissimo, è una roba giù di testa, fatto da Yuzo Koshiro, fatto da AM2, cioè una roba da giù di testa, e invece no, invece hanno pensato
Requiem, che tra l'altro non si usa neanche. Comunque, vabbè. Beh, secondo me è una cosa più di legati, eh. Se c'entra qualcosa di sicuro. Cioè, dici che se la ha in esclusiva Nintendo? Mi sa. Ma se non c'è neanche nello shop di Yellow, che mi sono arrivate le notifiche sul 3DS un po' di tempo fa, ovvero Halloween, certo, perché che non mi c'è... diceva prendi questo, prendi quello, puoi giocare al vecchio per per NES, e ho detto vabbè, ma se ci fosse anche per 3DS lo prendo. Sono andato a guardare, certo. Non è disponibile. No, ma è solo su Wii. Però non serve a niente, perché basta usare i classic controller per giocarlo. Sì, certo. Potrebbero anche tranquillamente, uno dice no, Wii Mode, sai, in un Chaku, no, cioè non c'entra niente. No, ma secondo me è loro, come tutti, adesso Nintendo io l'adoro, lo sapete, obiettivamente da quel punto di vista fa quel cazzo che vuole. Io per quanto tempo ho detto ragazzi, io voglio dare il tour del 3DS, che ce l'avete già perché in America è uscito, no, quel gioco PAL su shop su 3DS non c'è, e non è... io sono contro la pirateria tendenzialmente. Sì, beh, anch'io. Io. Sì, anch'io. Però alla fine cosa ho fatto? L'ho giocato. Però, cazzo. Li avevo quasi tutti. Cioè, quelli su 3DS li ho tutti. Io e non questo lo so, finché loro non si decideranno. Nel limbo, nelle console che l'avevano già scaricato ai tempi. Scusa, ma ti faccio una domanda che magari non sa neanche rispondere, ma siccome il giocatore poteva utilizzare tramite la Nintendo Wi-Fi Connection per fare sfide online, potevi connetterti anche a Order of Ecclesia per sbloccare contenuti bonus in entrambi i giochi, quali costumi e armi in Order of Ecclesia. Cioè, adesso che non c'è più il Wii Shop, non c'è più quella fai feature lì. Io no, non vedo forza. Che non gioco a Order. Ma no, non credo. I non boot, credo. Il costume da maghetta, non c'è più niente quella roba lì. Non ne ho idea. Cioè, se non c'è anche più perché Nintendo... Order l'ho giocato ai tempi, però su R4, quindi niente online e cose simili. Ah. Quando ho deciso che no, tutti i giochi belli che avevo giocato. Però non l'ho rigiocato Order. No, io dico però Judgment, tu quando giocavi Judgment tu sbloccavi praticamente anche, ti connettevi tramite il wifi con DS, non credo. E potevi sbloccare contenuti da entrambi i giochi. Non credo, no. Beh no, aspetta. Cioè non c'è più adesso quella cosa lì. Se si collegava all'eShop, cioè alla Virtual Console, cioè al servizio online, no. Se invece ti rilevava in Bluetooth o quello... in wifi interna, diciamo, come lo Street Pass del 3DS, se è una cosa del genere, invece sì. Ah, c'è ancora, quindi. Perché io immagino. Non le ricontrollo mai, perché non è che uno pensa... No, per dire, se tu adesso con il tuo DS, con un altro DS, a Mario Kart, puoi farlo. Ah, ok. Cioè, tra due DS dialogano, perché non vanno online. Lì, non conoscendo Judgment, non so come funziona. You're wrong. I must go now. Qui c'è l'anello, sì. Uno dei due anelli. Però non mi ricordo. Ci manca l'altro. Ci manca quello dorato. Sì, l'altro anello, sì. E gli occhiali. Però mi sa che stacchiamo, eh? Sì, è 1:30. Stavo per dirlo io. Vabbè. Il tempo vola. Tra l'altro, fa vedere la mappa. Minchia, quasi tutto hai fatto ormai. Tra l'altro è bellissimo anche pensare che i personaggi di Castlevania, quella che abbiamo appena incontrato, cioè Maria Renard. Maria Renato. Sono personaggi che sono cresciuti, sono diventati... Lei era una bambina, sì. Molto kawaii, di Cinorin, adesso è diventata una gnocca spaventosa. No, è meraviglioso, è bellissimo. Attento a quello che dici, che è sicuramente... Sicuramente? È minorenne.
No, è Maria quando... Questo dovrebbe avere... Aspetta... È diventato 5 anni dopo... 5 anni dopo... Beh, però lo stile è tutto un altro pianeta, cioè in Sisso. Sì, lo so. Facciamo così. 1976, Richter, 1978, 89... Sì. Dopo posso salutarci qua. Allora, aveva 11 anni quando... No, 12, nel 1792. 17... nel 1797, 18 nel 1798, quindi sono peggio, quindi posso fantasticare su Maria. Tra l'altro consiglio a tutti, ancora in ottambuli, visto che la notte è densa e oscura e piena di terrori, c'è una pagina... che stai dicendo delle cose, ti no, 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 c'è una pagina di Facebook che si chiama Castelvania 18, ecco. Che è piena di zeppa di immagini molto piccanti delle nostre eroine, c'è cioè veramente da sbizzarrirsi, però per stare nelle linee guida di Facebook non c'è niente di scabroso o hentai, però ci sono tante belle gallery con tante belle immagini, tanti fandom di Maria in posizioni diciamo interessanti e cose. Ve lo consiglio se avete l'età giusta, la notte oscura è piena di terrore ma anche di piacevolezze. Anche fly. Beh, adesso Luca lo finisce, tanto... No. hai fatto tutto, devi andare solo dagli anelli, devi andare dalla Clock Tower, metti un anello da una parte, un anello dall'altra, vai su e finisci il gioco. Oppure vai a uccidere direttamente Richter. Qualcuno in chat, qualche nottambulo. Siamo in 5 spettatori, quindi siamo noi, no, noi tre. Non so se Luca tu sei no. Anche in modalità stoici. Un giorno quando creeranno le maratone faremo in modo che Luca mi dia la partita e vada avanti io. Il ma peggior dice ce sto io. Federico Orx anche ci sono grandi. Grazie. Tu sei finito Luca. Qua Castelvania ha coperto dei cuori. Non puoi dire anche Liquid. Liquid 01. Si finisce adesso, dai, insomma, non ci vuole tanto. Si bad ending, col, però. Col finale, sì, bad, ragazzi, non quello... Beh, allora ci metti poco. Sì, ormai sei un buon punto. Fai quest'ultimo sforzo, anche perché poi... Trova la pagina Liquid, dice che non trova... Aspetta, Castelvania Art Community, adesso te lo dico, No, ma non scriverlo in chat. Ah no, vabbè, ma... Non lo scrivo in chat, non va ti bene. Preoccupare, se sei così puritano. A me quando sale la notte, scende la notte, divento ancora più svincolato dalla luce del sole. Come un'ombra mi aggiro. Se ci fosse qua Bruno inizierebbe a dire se va bene, se va bene, allora, beh ragazzi, siete grati. Imitazione di Bruno, Bruno Barber, buonasera a tutti, ciao ragazzi, sono Freeway. Allora Agu, prima di tutto la pagina non la trovo. Ciao Bruno, mi raccomando. Ciao ragazzi, ciao Agu, ciao a tutti. Allora, ma adesso è tornato la Batcard. E allora aspetta, si chiama Castelvania Castelvania Art Community più 18. Ci sono molti spagnoli, c'è molta gente. C'è molta gente. C'è molta gente un po' particolare. Un po' particolare. Vabbè, praticamente è un posto di maiali. No. Chiudiamo dicendo però che ci sono tantissime tette di Carmilla in questo momento, vedo. Chiudiamo. A proposito di Carmilla, la Carmilla di Lord of Shadow va da perderci la testa. No, la Carmilla di Lord of Shadow è la ragazzina? No, la Carmilla. Carmilla, la vampira di Lord of Shadow. Quella sì, ma c'è una vampira cazzuta e una vampira... Lì, la vampira cazzuta, Carmilla, madonna, che sembra una statua, sembra una madonna russa, una madonna nera russa, sì, hanno fatto sì. Uno stile
E non c'era la bambina che ti diceva... Sì, anche Claudia. Cioè, ti aiuta ad aiutare... Ah, Claudia, giusto. Sì, che voleva che la uccidessi. Sordomuta, che... Pardon, sordomuta, che parlava attraverso i pensieri. No, ma Lord of Shadow era un gioco che aveva delle potenzialità enormi. Sì, sì. Se non avessero fatto quel finale da ritardati e avessero curato un attimino un po' di più i pezzi del gioco, era veramente... È veramente un grandissimo titolo. Io l'unica cosa che gli imputo a Lord è il finale con chi sappiamo che proprio dici no, ma che cazzo c'è? Cioè, perché? E non ci credo. Aspetta, ma... il finale di gioco o il finale post credits? Beh, post credit è molto figo. Non si può anche dire che me, non sia. A me anche a me è piaciuto in realtà. È molto figo. Poi veramente fa aspettare. Ti fa salire l'hype a mille. Mm-mm. Il finale, però, di gioco io avrei messo. Che era morte, cazzo. Cioè tu fai tre Lord of Shadow, c'era Cornel, Lord dei Vampiri, Carmilla e Death, basta. Anzi, facevi la figata che dopo lì ti inventavi una storia che Death diceva non capisci, ma adesso tu diventerai signore, bla bla, e dopo dici, ma non mi vai a mettere in mezzo la cristianità, Lucifero e quella roba lì, perché poi nel 2 non hai saputo gestirla. Ma anche perché diventa ridicolo. Cioè, il 2 l'hai fatto finire come Dragon Ball. Onda energetica! Cioè, no, ma se scomodi certi livelli di potere nell'1, devi solo... No, è terribile, terribile. Che poi mi fa incazzare il fatto che il 2, l'unico DLC che hanno fatto, Revelations, è stato fatto... Oddio, questo non l'avevo mai visto, sto buco. Sì, c'è il buco... Grande! Che poi c'è appunto quella che ho visto, che figata, il... E che poi Revelations l'ha fatto lo stesso director di Mirror of Fate, che è tutta un'altra parte, tu non l'hai giocato il DLC. Aspetta, Revelation? No. Ah, è meraviglioso. Vale 9 ore... Sì. Revelation, usi Alucard con tutti i poteri di Symphony of the Night, il potere di fermare il tempo, diventare lupo, diventare pipistrello, è una figata pazzesca, e l'ha fatto lo stesso director di Mirror of Fate, sempre di Mercury Steam, che lì però gli hanno detto fai l'espansione Revelations, te ne occupi tu. C'è un collegamento con la trama originale, perché ti spiega per esempio come ha fatto Alucard entrare nell'armatura di Zobek, ti spiega quella roba lì, no? Però in realtà Alucard l'armatura di Zobek, non mi ricordo assolutamente. Io per via di aver fatto i video ci ho perso un sacco di tempo a guardare i filmati, però per dire che Revelations è fatto dallo stesso director di Mirror of Fate, è veramente un ottimo lavoro e te lo consiglio, non il gioco, cioè se hai giocato Lord of Shadow 2 no, non vale la pena giocarlo, ma ti direi ne vale la pena per Revelation, perché Revelation è veramente fichissimo. Che si può giocare a prescindere? Sì, perché comunque fa da prequel per quello che succede in... No, ma dico, io devo comprare per forza il 2 e il DLC, quindi. Sì. Non è come un Far Cry Blood Dragon che era però stand-alone. L'hanno messo Revelation in sconto, e anche Lord of Shadow è andato a $5. Ah. Non costa tantissimo su Steam, costa poco. Ed è veramente figo come titolo. Ecco, di quella serie lì un pochino non mi ha fatto. Ci sono tutti i personaggi. E quindi spoileriamo a manetta se i pochi viewer che abbiamo adesso. Cos'è che non li aveva? Gli spoilererò. Sì. Che nella serie di Lord of Shadow c'è Gabriel che diventa Dra. Sì. Trevor che si scopre che diventa Aluka. No, beh. Che cazzo. Tutti che si trasforma. No, è terribile quella cosa lì. Mm. Cioè ci poteva anche essere quella cosa lì, poteva anche starci su lunga distanza. Quindi dici, vabbè, noi vogliamo usare. Facciamo. Però poi c'è anche Simon in Mirror of Fate che non si scopre. Cioè... Però Simon rimane Simon. Non si trasforma, non sì, diventa. Però buttano troppa roba nel calderone. Il peggiore è che mi sono levato la cuffia, no. No, ma io non volevo spoilerare, perché magari poi uno se lo vuol giocare, non credo a quello che dice Aku, i video ormai sono troppo pregiudiziali, però in realtà
Ragazzi, Castlevania... qui l'ho detto, lo dimenticherò in 30 secondi. Ragazzi, Castlevania 1 ha un livello di grafica, un livello di storia, di plot, di drammaticità, epicità anche, mm-hmm, che è molto, sì, molto fatto bene. Il 2 è drammatico, si vede che hanno lavorato contro voglia, vessati da un capo che non capiva neanche cosa volevano fare. Cioè, quello che continuava a dire, le recensioni sono... Le... Non ho capito. Il capo di Mercury Steam, quando è uscito il 2, diceva no, il gioco è bellissimo, la critica non capisce un cazzo. Cioè, io ero nel forum, zona foro, spagnola, e ho parlato a lungo. Mercury Steam, che mi ha detto che tutto il dev team pensava fosse un gioco di merda, testuali parole... Ma abbiamo fatto davvero un gioco di merda e siamo sorpresi che la stampa ci abbia dato dei 7, dei 6 e dei... Perché un gioco così di merda, con la qualità che avevamo raggiunto col primo, fa non... In più di un'occasione, per diciamolo agli ascoltatori per non fargli capire, grande successo di Lord of Shadow, Mercury Steam, che era il team che aveva sviluppato Clive Barker's Jericho, tra gli altri... Allora. Va al successo, il loro capo Enrique Alvarez, CEO, produttore anche, insomma, figura di vertice, director di Castlevania Lord of Shadow, si monta completamente la testa, tanto che inizia a creare un clima tossico per lo sviluppo del gioco. Vengono fatti 43 licenziamenti nel corso dello sviluppo del gioco. Konami paga praticamente a rotta di collo, ad esempio vanno a registrare ai famosi London, gli Abbey Studio di Londra, come si chiamano? Abbey Road, sì, vanno a registrare lì una colonna sonora che in realtà verrà sfruttata molto meno del primo e costerà tantissimo a Konami, e poi viene anche creato del malcontento dentro il team di sviluppo, perché certo, lui, Alvarez, questo capo, insieme ai più vecchi, diciamo, del gruppo dei Mercury Steam, la dirigenza, decidono come deve andare il gioco, sorpassando tutte le capacità tecniche e analitiche dei vari ruoli di sviluppo. Questo vuol dire che io sono disegnatore, il tuo lavoro non me lo puoi venire a insegnare, io sono disegnatore, tu mi puoi dire il disegno è brutto, ma non mi puoi venire a dire fammi così, fammi cosà. Loro, sì, hanno sovrascritto tutto con il loro stile, chiamiamolo così, ego personale, facendo un gioco di merda. Infatti il gioco è schizofrenico, ci sono dei punti che sembrano incollati, sì, con, sì, lo sputo, l'ho visto. Dire poco, incollare con lo sputo. La storia è risibile, cioè Dracula che diventa un topo, ragazzi. Liquid 01 dice Lord of... non ho sentito. Liquid dice che Lord of Shadow 2 è praticamente Occhi del Cuore. No, è terribile, è Occhi del Cuore, è terribile, è una cosa terribile. Poi soprattutto il fatto che lui abbia detto, sia Alvarez che Dave Cox, che è anche responsabile, come abbiamo detto inizio live, dell'adattamento di questo Castlevania, diciamo come vertice assoluto, lui era il producer della serie europea di Castlevania nell'epoca Symphony of the Night, quindi era già in buon viso a Konami. E praticamente raccontano che se Koji Igarashi, testuali parole, è Tim Burton, così disse Dave Cox, io sono Christopher Nolan. Cioè, bella Madonna. Cioè, e fa cagare, ve lo garantisce, uno che ama i film. Veramente non si capisce un cazzo di quel gioco lì. Non si capisce se chi è morto è vivo, se chi è vivo è un'illusione. Le frasi sono buttate a caso, ci sono personaggi che entrano. Vi dico solo che c'è un personaggio dei Belmont che si chiama l'ultimo dell'Enestia dei Belmont, che praticamente arriva in campo e dice: Alucard, pardon, Dracula, ho sentito la tua presenza. Ti aiuterò a sconfiggere il Signore delle Tenebre. Mi faccio sacrificare da una statua. Si fa sacrificare in una statua dopo che fai mezzo livello di camminata, non sto scherzando, senza zero pathos, e praticamente lui dice: io mi sono fatto sacrificare, mi faccio sacrificare così i signori delle tenebre saranno tutti occupati a prendersela con me. Sì, ma i signori delle tenebre sapevano che si era già risvegliato Dracula, cioè perché ti devi sacrificare? No, ma... E queste cose qua, voi immaginatevi un gioco che parte con la dignità, perché la prima mezz'ora di Lord of Shadow 2 è veramente molto figa, eh? Cioè,
Se si riaggancia all'1, sì. Sì, c'è cioè l'assedio al castello del Conte Dracula da parte della Confraternita della Luce, è veramente una gran figata. Però dopo il gioco pian piano scende giù. A parte che dopo Castlevania diventa una beautiful. Perché carina l'idea che dopo il castello di Dracula, sul castello di Dracula venga edificato Castlevania City. Mi sta anche bene quella cosa lì. Cosa? È anche una bella idea, però dopo non mi puoi fare. Io ho sentito Castlevania City. Veramente? Sì, tu praticamente alla fine del gioco c'è una furiosa battaglia tra la Confraternita della Luce, sì, e i suoi paladini e Dracula. Scena anche abbastanza carina. Poi arriva che praticamente nell'ultimo momento lui fa una bomba atomica, praticamente, insomma, una classica bomba atomica. Si devasta tutto e dalle ceneri del castello di Dracula viene edificata una città che si chiama Castlevania City. Il problema qual è? È che questa città è praticamente il a metà tra... cioè, c'è tutto il problema, quello che è appena sì, cioè il problema è il fatto che ci sono dei tempietti sparsi nella città. Io capisco il desiderio di Mercury Steam di spiegarti la storia della cittadina, ma sembrano scritti da dei ritardati, cioè della roba tipo tu vai in una zona dove c'è una specie di ex manicomio, trovi un tempietto, vai a leggere il tempietto e ti dice: ah, questo era il manicomio che era in realtà era nell'antico castello del conte Dracula. Fermo, come nell'antico castello? Allora Dracula non è un mito, allora è esistito davvero, allora è un personaggio storico. Infatti tu piano piano hai questo scollamento completo della sospensione dell'incredulità, no? Perché se uno dice: ma fammi vedere Castlevania, va bene, mi vuoi fare Castlevania City, fammi vedere Dracula che è un mito, una leggenda, fammi incontrare un personaggio che dice: allora il mito di Dracula era vero. Invece lì è tutto dato per vero, cioè della serie che 500.000 paladini della luce hanno combattuto Dracula e l'hanno sconfitto, il signore dei vampiri, tutto il mondo sa che hanno sconfitto Dracula, cioè una merda, è come Castlevania la stagione 2, una merda. Cioè tu dici: ma non è possibile che mi fai una storia del genere. Non puoi fare, poi non ti sto a dire le incongruenze di boss che si fanno dei livelli di stealth game in un livello e poi nel momento dopo lo devi affrontare. Ma come? Ma se prima nello stealth game mi uccideva appena mi introvava, adesso me lo fai affrontare come boss? Cioè no, è così, è schizofrenico. A meno che non sia una cosa geniale che dicono: Simon, scusate, citazione pazzesca, facciamo un gioco. Non ho sentito nessuno dei due. No. Vai Luca. No, prima per chiudere facciamo vedere questo. Ah sì? Ah. Sì. Ah, ecco quello che dicevo che non avevo. Facciamo vedere il pezzo topico. Sì. E poi ci salutiamo. Io qua ci ero rimasto veramente tanto quando l'ho visto. Bello. Mother! That voice! Alucard, it's you! I'm coming, Mother! I'll save you! No, Alucard! Don't come here! But, Mother! It's all right. If my death can save others, I gladly surrender my life. Mother, no! Please, no! Yes, Alucard. Watch me die, and remember always my last words to you. Yes, Mother. You must despise humans. They are to be your prey. What? Certo. Better for them to die than to let them compound their sins. Begin by slaying that one over there. No, it wasn't like this. What's wrong? Alucard. My mother never said such a thing. What do you mean? Purtroppo si svendono la cosa perché ti fanno vedere. No, you're not my mother. What kind of demon are you? E qui Robert Belgrade ha fatto veramente un'interpretazione. Ma mother! You broke free of my spell. Gnocca. Demon. Death is too good for you. La madonna. Come here, little boy, and show me what you got. Lo diciamo a Luca che magari non lo sa. L'idea nella Castlevania nella stagione
cioè, e anche nella prima c'è tantissimo la figura di Lisa. Sì. Del rapporto tra Lisa e Dracula, una delle poche cose che mi è piaciuta molto. In effetti sì, è stata già morta. You're a vampire. Could it be... No, quel refuso. Your blood, you are. That beauty. You're the son of Lord Dracula. Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon. Wait, I beg of you. Mamma mia, super hentai questo pezzo. Esatto. Ah, qui c'è il gold ring, giusto? Beh, potresti finirlo, dai. Zitto. Non ce la fa più Luca. Ma no, ma è l'1.49, dai. Il peggiore dice: guardate questa succube e poi andate a vedere come è qui. Come? Come hanno immaginato le succubi quei dementi di Ninja Theory. Ninja Theory, perché? Oddio, Ninja Theory, succubi... Che gioco? Probabilmente intende Devil May Cry. Ah, boh. Non lo so. Ah no, aspetta, tu però non è una succube quella, il boss, quella di Devil May Cry, quella che è un demone? Quella che fa il... Dice sì, DMC. Non ce l'ho presente. Come boss? Cioè il boss, quello che dice fuck you, quello lì, quello che dice piccolo Dante ti schiaccerò. Vediamo cosa dice. Quella della fabbrica dello slurp, insomma. È carino. È no. Una succube quella, non sì. Mi ricordo se no no succube. È quella della discoteca. Sì che lo è, si chiama succube. No, quella della discoteca è bellissimo, cazzo, sì. Quella della discoteca non vi è piaciuta? Come si sì. Miseria, ma di quelle di DMC, quello con Dante con i capelli neri? Sì, da Dante! Ci ho giocato. È molto bello quello. Veramente punk, irriverente. A me è piaciuta come adattamento, chiamiamolo così. Però capisco che ai fan non sia andato. Come a me non è andato giù la serie di Netflix di Castlevania. Cioè, alla fine il fan. Dice quella della fabbrica di Slurm è la succube. Ah, allora sì. Vabbè, no. Sono due stili diversi. Questo è molto più stile proprio gotico. Molto... Questa è classica. Questa è molto più classica come figura. Ma quindi Luca stai andando a finire il gioco? Ma sì, dai, ormai è lì. No, basta, dai. Ma dai, sei lì. Federico Orx dice: ce la fai a finire in 10 minuti? No, se Luca finisce questo è un grande punto a suo vantaggio. Grandi, come... un sacco di punti stima comprende. Come faccio? Senti, non parla neanche più, povere. No, come faccio? Cioè devo andare nella stanza. Fai il giro la stanza centrale. Cioè lo centrale devi andare a mettere i due anelli, no? Se non è male. Metti i due anelli, braccio destro, braccio sinistro, si apre il portone sopra, vai su, scontro finale. Era così? Sì. Sei già andato però da dove c'è il quel pipistrello? Ah, ce li avevi già indosso, guarda che bravo. Sì, sì. Perfetto. Se ti metti nell'angolino puoi usare anche il coltello. Nell'angolino prima di cadere. Lo sapevi, no Luca? Ah. Cioè se tu ti metti in sporgenza, poi premi la croce direzionale su, lui si copre col mantello, prova. Ah sì sì. No, in sporgenza, dove c'è il... No, ma ovunque puoi farlo. Sì, anche lì. Beh, vai avanti. Sì, metti in su, fa sempre così. Super vampirico. Ha consumati di tacchi. Gravity Boots, assalti più... Ah, giusto. Mamma mia, ragazzi, che gioco.
per onorare Luca dopo vado nello store e compro Requiem. Anche se non l'ho ancora comprato. Sì, per regalarla a me, perché ma ce l'hai la Play 4? Certo che ce l'ho. Ah, non lo sapevo. Scherzando. No, ce l'ho, però scherzo quello di comprare a me. No, te lo regalo, se si potesse con la Play, come si fa? Non so se puoi fare un gift sullo Steam. No, non lo so. Su Steam sì. Su Steam sì, ma no, la Play è un osso buco. E qui lo scontro. Visto mamma mia. Quello che c'è... Vabbè, non lo dico più, basta. Cosa no? Dillo. Allora. Ma qua c'è... Ah, sì. C'è Shaft? That voice. No, Shaft nel secondo. I'm sorry, you were right. He has joined forces with the enemy. So it was a Belmont after all. But someone must be controlling him. Whatever we do, we can't harm Richter. But he must be stopped. I know. Well, here... Take these with you. What are these? Ah, lei ti dà, non mi ricordo. If you wear these, you can see beyond evil illusions. Thank you. Tis best then if you pray for the soul of your friend. Ma no, allora non mi ricordo più niente. Adesso non ti devi. Non devi equipaggiare gli Holy Glasses, sennò te lo devi finire davvero. No, ma sembra che senso aveva. Almeno vediamo. Cioè, salviamo Richter. Esatto. Richter. Tra l'altro il bed non lo vedo da una vita. No, ma non facciamo il bed, sennò non ha senso. Cioè, potevo farlo 2 ore fa il bed. Mi fai. Ah, vuoi farti anche l'inverted? No. Però vediamo, cioè... che lo salviamo. Ah, ho capito, Ah, ok, ho realizzato adesso. Tutta sta fatica per niente, se no. Vai su. Dentro non puoi. Posso si apre da solo, sì, no? Sì, adesso c'è tutto. Posso andare ma non si apre. Aspetta, ma non mi ricordo se cambia l'ora. Devi cambiare l'ora. No, è una cosa automatica. Sì. Prova a fare dentro avanti. No, automatico. No, no, cambia, va avanti da solo. Io andavo sempre avanti e indietro perché ero impaziente. Se no ti devi fare le vasche. Sai che temo che devi rifarti il pezzettino della chiesa. No, ok. Il CD sopra c'è scritto. (ride) 271. Non ti toccano neanche. Beh, questo io la definirei una bellissima speedrun comunque, perché alla fine non è che sei andato velocissimo, ma cioè hai finito il gioco in 2 ore. Vabbè, non è finito. 2, 4. Come? Ah beh, 4 ore. Vabbè dai. Scappiamo. Comunque incredibili i nostri viewer. Grandi viewer. Ancora qui. Si è protratta più del previsto, mi sa, l'episodio. Beh, vabbè, però insomma, sai, una certa non si può neanche concludere normale un gioco questo. Non si può dire, vabbè ragazzi, ciao alla prossima volta, questa è Castlevania. No, io pensavo volessimo portarlo in piedi. No, secondo Castello è palloso. Dipende da quello che vuole fare Luca, ma... Tra l'altro faccio vedere... È già sufficiente così. Comunque abbiamo già spinto qualcuno a comprarlo, che è una cosa meravigliosa. E in più,
pensiamo di essere stati interessanti, di aver raccontato aneddoti, poi insomma magari mi sono sfuggite un po' di robe, non ho menzionato nessun altro che l'ha fatto, insomma c'è un cast di gente qua che ci ha lavorato che è stellare. Questo è uno dei titoli che è considerato dalla stampa mondiale tendente al 98-97% come apprezzamento. Non so quanti premi ha vinto, quante... Poi è stato Joystick Awards anche, ha vinto nel 97. Ma ci sta, comunque ha rivoluzionato un genere. Sì, nessuno ci credeva, perché poi insomma, sai... La musica è una roba della musica di destra. Ci siamo. La boss fight finale, tra virgolette. Answer me. Why is a Belmont planning the resurrection of Count Dracula? Count Dracula rises but once every century, and my role is over. If I can resurrect him, then the battle will last for eternity. If those are your true feelings, then so be it. Follia. Tra l'altro l'audio compresso malissimo fu fatto perché per l'ennesima volta Konami dovette utilizzare quello che avevano già registrato e... Anzi, Iga e Toru Ajiwara fu obbligato per chiudere la consegna, gli dissero utilizzate quello che avete come audio. Queste erano delle prove di doppiaggio, come anche la famosa frase What is a man? What is a man? Sì. You've defeated me, but all is not yet lost. The resurrection of Count Dracula is at hand. Che brutta fine, strecciato come... Ed eccolo qua il famoso castello dell'inizio, non renderizzato, vedete, non ha texture praticamente. Cioè non è completo, vedete che ci sono dei pezzi tipo la torre e la punta. E qui la grandissima figata che è. Inverted Castle, che verrà utilizzato in tutti i Castlevania da lì in poi, in quasi tutti. No, what have I done? Thank you, Alucard, for saving Richter. Alucard? The same Alucard who fought alongside my ancestor Trevor Belmont? Certo. Over 300 years ago. Esatto. No, il terzo, scusa, il terzo. Is the person who controlled you in that castle over there? La titolazione originale era Ralph Christopher Belmont giapponese. Poi gli americani inventarono Trevor Belmont. All right. Good luck. Era anche abbreviato Ralph Belmont. Me lo sto muovendo io.